ci siamo affermati, come sempre parlo a nome di tutti perché ci siamo sentiti per gli auguri, anche per il lavoro, e credo che la categoria è tutta entusiasta del lavoro, la clientela ha risposto come tutti gli anni, il Natale si passa in famiglia, quindi noi abbiamo lavorato tantissimo tutti, tutta la categoria è super soddisfatta. C'è grande soddisfazione tra i macellai aretini, migliaia le famiglie che li hanno scelti per la spesa da portare poi sulle tavole del Natale. L'eccellenza aretina ha fatto parlare bene di sé anche a Firenze. La Leopoldo è stato veramente un successo per tutti perché si è fatto veramente un grande lavoro, abbiamo fatto una dimostrazione dalla classica macelleria fino alla somministrazione con cottura e quindi diciamo la macelleria del passato rivolta al futuro, però con un occhio sempre di riguardo alla qualità che è sempre stato il nostro motto, insomma il nostro impegno è quello di lavorare comunque una materia prima di prima scelta, di prima qualità. E per le tavole di Capodanno arrivano i consigli. Credo che partendo dal sottoscritto, che abbiamo organizzato proprio una cena con un sacco di amici, tanta gente ci ha ordinato tante cose, anche già cotte, già pronte, le consegniamo noi domani sera, ma diciamo un po' tutto, perché dal maialino in porchetta, da tanti arrotolati, ripieni e anche tante ordinazioni di carne per chi fa la brace, quindi bistecca, costoliccio, salsiccia, la classica grigliata che poi fra amici con un buon bicchiere di vino penso sia il modo migliore per chiudere bene l'anno e iniziare bene quello nuovo. Il cotechino e il zampone sinceramente c'è sempre, però è un pochino in calo perché le nuove generazioni lo gradiscono un po' meno. C'è sempre una buona vendita e fa parte di una tradizione, una fettina che poi si accompagna con le lenticchie che pensiamo tutti che fanno i soldi, allora anche se non piacciono un cucchiaio si mangiano sempre volentieri.